Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra, eccoli, 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 finalmente, finalmente, Pogba e Chiesa, piccoli spiragli raga, piccoli, non enormi, però per la Juventus del momento, visto che arrivano solo notizie di merda, ogni tanto qualche notizia bella ci fa risollevare, ci fa respirare, ci fa un attimo sentire meglio raga. Perché mi sono rotto le palle a sentire sempre cose negative tra allenatore, società, soldi, giocatori che si rompono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, le notizie quali sono? Le notizie che potrebbe esserci un rientro di Chiesa come allenamenti, quindi col gruppo dopo Bologna. E la cosa già comincia a essere positiva, perché comunque noi sapevamo che quasi in fine settembre che doveva rientrare Federico Chiesa, ma la notizia è uscita fine agosto se non sbaglio, ma prima, un mese prima, Federico Chiesa aveva avuto un'infiammazione o un'infezione, si parla, non si capisce di che cosa, al ginocchio, che si era gonfiato come un melone, quindi i tempi di recupero si sono slittati ancora di più, perché visto che il ginocchio si era gonfiato e ha dovuto sospendere gli allenamenti perché aveva cominciato a mettere ossigeno, quindi per prendere un po' di forma aveva cominciato un po' a forzare, si era gonfiato, quindi ha dovuto sospendere gli allenamenti, quindi di conseguenza allungare i tempi. Ora si riparla di un rientro di Federico Chiesa per dopo Bologna, al rientro col gruppo, che è una cosa spettacolare, però andiamo calmi, e però il suo rientro sul terreno di gioco si quasi sicuramente, ragazzi, spero di sbagliarmi, ma ne sono quasi convinto, se ne parlerà comunque a gennaio. Quindi la Juventus, secondo me, fa bene, gli farà fare comunque tutta la sosta delle nazionali per i mondiali, quindi allenamento sul terreno di gioco, non fargli fare subito gare eccetera eccetera, per poi trovarlo, non dico al 100% ma al 95% alla forma fisica a gennaio. Quindi noi avremo un nuovo acquisto a gennaio, che è Federico Chiesa. Incrociamo le dita, raga. Incrocio le dita perché guarda. Quindi Chiesa. Pogba. Di Pogba si parla di un suo rientro per il Benfica, contro la gara col Benfica. Cavolo, raga, ci serve. Potrebbe entrare anche lui dopo un'estate travagliata. E no, non mi opero. E no, non faccio così. Alla fine si è dovuto operare. Tutti lo avevamo detto, tutti, che doveva operarsi alla fine, sperando che questa operazione abbia messo una toppa definitiva. Ragazzi, io non ne sono neanche molto sicuro. Speriamo che abbia messo una toppa definitiva, che il giocatore possa rientrare sul terreno di gioco e a giocare con la Juventus, visto che fino adesso non abbiamo visto un cazzo. Poche parole. Quindi speriamo che tutto questo rientri, perché abbiamo bisogno di queste due figure in più. Non ci aspettiamo Pogba e Chiesa al top, ragazzi, perché non sarà così, credo. Penso che se le cose dovessero andare bene, come spero, noi dovremmo vedere Federico Chiesa e Pogba al top per febbraio-marzo, secondo me. Forse prima Pogba, potremmo trovarlo prima a livello di condizione. Chiesa non è facile, ragazzi, dopo un'operazione del genere, rientrare a livello agonistico sul campo e andare a lottare. Non è facile, perché dopo un infortunio del genere hai timore, perché entri col timore, raga, non ci vediamo. Quindi dovrà prendere dimestichezza, ma soprattutto in allenamenti, perché comunque in allenamenti se danno, e a Pogba è successo lì, si dice, perché dici, perché fai così? Ho i miei dubbi. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Quindi è il loro momento. Spero che loro, al rientro della Juventus, ma la Juventus non deve aspettare loro di certo per cominciare a ingranare. Quindi purtroppo abbiamo ancora questo allenatore, Massimiliano Allegri dovrà trovare la quadra per inizio già
già in questa settimana dovrà trovare il modo di affrontare queste partite anche senza Pogba e Chiesa, perché i giocatori ce li abbiamo, ma deve essere capace lui a metterli sul terreno di gioco in cui devono entrare senza paura, con soluzioni tattiche, con idee, con condizioni fisiche accettabili, perché adesso sono state inaccettabili alcune condizioni fisiche di la maggior parte di tutti i giocatori, tranne forse Danilo, forse, ma alcuni inguardabili a livello fisico, ragazzi. Quindi speriamo che questa sosta abbia un po' resettato un po' il tutto e portato a un piccolo cambiamento, ma non ci spero tanto, lo so già, perché è un allenatore che non è in grado di dare questi concetti a questa squadra, non è in grado, ragazzi. Quindi la situazione Chiesa-Pogba si sa... sta cominciando ad arrivare il momento dei loro debutti. Ripeto, Chiesa non sarà disponibile al momento, ma lo vedremo a gennaio. Pogba lo potremmo già vedere prima. Questo è tutto, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale, mi piace, like e attivate la campanella. Oh, raga, forza Juve. Speriamo che arrivi presto il momento di loro due. Ciao, ragazzi.